Vittoria Masella e con grande, anzi grandissimo piacere che apro ufficialmente il primo convegno di parapsicologia a Roma. Adesso abbiamo il nostro terzo relatore, Jimmy Fascina, di Pescara, parapsicologo. Oggi diciamo vi parlerò di cartomanzia. Da sempre l'uomo ha cercato di conoscere se stesso. E come conosceva se stesso? Diciamo, anticamente non esistevano cose che ci sono adesso, come la psicologia, la letteratura, i film, i libri, le serie televisive, o insomma qualsiasi altro strumento che l'uomo moderno utilizza in qualche modo per fare una, diciamo, una, per cercare una conoscenza di se stesso. All'epoca le cose erano un po' diverse. All'epoca fondamentalmente avevamo solo una cosa per conoscerci, le storie. Col tempo tutto l'insieme di queste storie sono diventate quelle che noi chiamiamo favole, anche la mitologia. La mitologia cosa sono? Dei racconti senza tempo con dei modelli universali di cose che sono successe. Man mano che le storie venivano raccontate, proprio perché erano tradizioni orali, si perdeva un po' il creatore di queste cose, cioè non si sapeva più chi aveva raccontato la storia, perché poi da bocca a bocca, da generazione in generazione, la storia poteva cambiare degli elementi, poteva, come ti posso dire, variarsi, modificarsi, trasmettere un po' qualcosa, per cui piano piano si perdevano le origini, o meglio la storia originale da cui era nato, e piano piano queste cose appunto diventavano miti, leggende, delle conoscenze che venivano trasmesse da cultura a cultura continuamente, indipendentemente, cioè sempre legate alla cultura del posto, però queste storie venivano comunque fatte circolare, per cui piano piano passavano di bocca in bocca, da individuo a individuo, da tribù a tribù, e si spostavano nei tempi e nei luoghi. Tant'è vero che si perde appunto l'origine delle storie, si perde chi la create, si perde il creatore della storia, e la storia inizia a prendere una vita vera e propria da sola, proprio la propria autonomia. L'insieme di queste storie contengono quelli che vengono chiamati gli archetipi. Archetipi è una parola che fondamentalmente contiene l'arche, cioè il principio. Cosa vuol dire il principio? Contiene appunto dei principi di comportamento, di vita, di conoscenza che venivano trasmessi attraverso queste storie. Questi modelli di comportamento, siccome erano trasmessi per via orale, erano importantissimi per trasmettere le culture, le usanze, anche le conoscenze. Diciamo, noi nella scuola di parapsicologia utilizziamo molti metodi moderni per poter utilizzare, diciamo, le conoscenze, le capacità parapsicologiche, però comunque siamo portatori di conoscenze che in qualche modo attraverso gli esperimenti che facciamo alla scuola sono dei modi per recuperare queste conoscenze, cioè stiamo riattualizzando e rimodernizzando queste conoscenze, che però sono sempre esistite nella cultura umana, e noi semplicemente mettendole in pratica riscopriamo dentro di noi ad accedere a queste conoscenze tramite il mondo spirituale che nel momento in cui noi ci mettiamo in collegamento con esso piano piano ci guida, ci dà delle indicazioni. Beh, è successo, poi adesso vi racconto qualcosa. L'insieme di queste storie, appunto, che sono archetipi, essendo a trasmissione orale, col tempo c'era il rischio che si perdesse. Allora c'è stato un mago molto intelligente con una grande capacità di prevedere il futuro. E sapete, i maghi fanno cose un po' particolari, sanno a volte anche vedere il futuro, prevedere gli eventi prima che accadano. Ma perché? Perché sono dei sapienti, delle persone con molta conoscenza, per cui riescono in qualche modo con quello che sanno a intuire cosa può succedere. Un mago molto saggio, rendendosi conto che queste conoscenze, questi comportamenti, questi modelli, questi archetipi potevano perdersi dalla tradizione orale, è un'idea geniale. Cioè, come faccio a trasmettere queste conoscenze senza che si perdano e senza soprattutto che non siano di nessuno, perché nel momento in cui sono di qualcuno quella cosa non si può più cambiare e una persona può, cioè, in qualsiasi momento prendere quella conoscenza, metterla via e non darla a nessuno. Questo mago era molto saggio, molto sapiente, soprattutto molto anche generoso. Capì che il miglior modo per trasmettere queste storie era attraverso un gioco, per cui prese delle immagini. Queste immagini rappresentavano e trasmettevano tutta questa conoscenza universale attraverso dei simboli, attraverso dei numeri, attraverso dei colori, attraverso delle relazioni fra le carte, e in qualche modo racchiudevano in maniera apparentemente semplice, perché utilizzavano delle immagini, ma in realtà molto complesso, perché più si addentrano, più ci si addentra alle cartomanzie, più si scopre che è un mondo complesso e particolare. Questo mago, insomma, ebbe l'intuizione di inventare
diciamo i primi tarocchi, anche se poi c'è da vedere se i tarocchi sono il primo mazzo in assoluto, perché anche solo leggere dei tarocchi ci sarebbe da fare non una ma 10 conferenze a parte, perché è abbastanza complessa. Insomma, questo mago fu ebbe questa intuizione di trasmettere queste carte, e da lì nacquero i tarocchi, ma questa è un'altra storia. Prima di procedere oltre, mi piacerebbe fare una cosa. Diciamo che il mondo spirituale mi chiama a fare un salto di fede, cioè avere, diciamo, una prova, una fiducia nel mondo spirituale. Chi di voi se la sente? Allora, siccome siete più di tre, i primi tre che si alzano e vengono qui, va, quindi magari mettetevi di qua così non compro la telecamera, giusto? Poi tra poco faremo l'esperimento. Allora, prima di fare l'esperimento, intanto grazie per quelli che si sono, hanno deciso di sottoporsi. Il mondo spirituale vi chiede di prendere un attimo, un momento, uno spazio per voi stessi, magari chiudete un attimo gli occhi, ok? E semplicemente sentite intanto i vostri piedi a contatto con il terreno, quindi prendete una posizione stabile e solida, e semplicemente rilassatevi. E semplicemente portate l'attenzione al vostro respiro, magari sentendo l'aria che entra ed esce dalle vostre narici. Semplicemente rilassatevi, calmatevi un attimo, ritrovate un centro, un contatto con voi stesse. Molto bene. Adesso portate l'attenzione, mentre continuate a respirare e a sentire il vostro respiro, al vostro cuore. Adesso formulate dentro di voi una domanda che chiaramente non va verbalizzata, quindi voi sapete qual è la domanda, le persone in sala non sapranno qual è la vostra domanda, lo saprete solo voi. Però formulate una domanda il più possibile chiara, quindi non la classica domanda che mi fanno quando vengono le letture, che mi puoi dire qualcosa sull'amore, la salute, che ne so, il lavoro e il mio gatto? No, una domanda molto specifica, per esempio, che ne so, può essere una domanda sul futuro, ma anche una domanda relativamente al passato, tipo perché mi è successo questo, o cosa devo fare per, o anche qual è la mia missione di vita, insomma, non mi puoi dare un consiglio per questo momento, chiedete un qualcosa, la cosa importante è che sia qualcosa che vi sta a cuore, molto a cuore. Una domanda precisa, più la domanda è precisa e più la risposta vi arriverà chiara. Perché quando si fa una lettura, quello che arriva è un rispecchiamento della domanda. Più la mia domanda è chiara, più la risposta è chiara. Più la domanda è vaga, e più chiaramente c'è il rischio di interpretare, non capire. Il mondo spirituale è molto intelligente, però ci dà esattamente quello che gli chiediamo. Perché? Perché il mondo spirituale in qualche modo ci somiglia, per cui riflette quello che siamo, però a un livello più elevato. Per cui più siamo chiari con noi stessi, e più la risposta è chiara. Molto bene. Adesso continuate a tenere dentro di voi questa domanda e soprattutto mantenere la presenza del vostro cuore. Vi chiedo di accendere letteralmente la luce del vostro spirito. Immaginate proprio di accendere dentro di voi la luce del vostro spirito. Adesso vi chiedo di sentire la luce del vostro spirito che si espande, la vostra luce e il vostro amore che si espande. Si espande sempre di più da dentro di voi fino a riempirvi completamente. E poi, piano piano, anche esternamente, sentite proprio la vostra luce, il vostro cuore che si espande, piano piano sale sempre di più. Sale sempre di più fino ad arrivare al mondo spirituale. Immaginate proprio di creare questa scala di luce e amore che va verso il mondo spirituale e vi collega. Immaginate di mandare il vostro amore, la vostra luce al mondo spirituale, collegandovi adesso. E adesso mandate la vostra richiesta al mondo spirituale, la vostra domanda, con tutto il cuore, con tutto il vostro amore, mandate questa domanda. Adesso vi chiedo, mantenendo questa sensazione, di aprire gli occhi e di scegliere, pensando alla vostra domanda, una carta da questo mazzo, completamente a caso, ma il caso non esiste, come vedrete.
scegliete una carta, una per volta, cioè una carta a testa, e tenetela lì vicino senza leggerla. Pensate alla domanda, eh? Ok. Allora, pensando alla domanda, adesso leggete la carta e guardate che cosa vi dice. Fatto? A volte le carte vi danno una risposta chiara, però vi spiego che cosa si intende per chiara. La risposta è corrispondente a quello che avete chiesto, però in caso sono due, o a volte il testo può non essere chiaro a voi, ma non mai comunque collegato alla risposta, e nel caso mai poi ci viene finita la relazione, ne parliamo un attimo. Oppure, secondo aspetto, non sempre, perché mi è capitato, non sempre siamo disposti a accettare la risposta, per cui una risposta ci viene data, magari può andare a toccare qualcosa di noi. Perché? Perché alcune volte, anzi non alcune volte, praticamente sempre, ci arriva un consiglio su qualcosa su cui lavorare, perché molte volte quando facciamo una richiesta, questa cosa porta in qualche modo qualcosa di noi a dover essere messo in gioco, essere messo in luce, a dover essere affrontato. Per cui questa cosa chiaramente può... appunto non essere necessariamente accettata, specie se quello che emerge è un qualcosa che ci va a toccare molto nel profondo e non siamo ancora pronti. Vabbè, nel caso suo invece dice che ha avuto una risposta, ci puoi dire qualcosa senza magari dire la domanda, perché quella rimane tua, però ci puoi dire un qualcosa. Sì, 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 però magari quella la vediamo in privato, perché diciamo questo è un esperimento, sì, pubblico, però non voglio che qualcosa del privato di una persona venga esposto, per cui è una sorta di tutela, e magari ne possiamo parlare finita la relazione. Parlo del mio privato, però la risposta mi è stata data, ovviamente. È anche stupido e riduttivo dirlo in maniera sibillina, perché in realtà non è, è molto chiara la risposta, e in realtà io mi sono aperta un po' al mio universo, quindi... che è esattamente dato, quello che ti ho chiesto. Infatti mi ha dato la risposta di un ciclo vitale della mia vita che si è concluso per aprirne un altro. Io la mia strada in realtà cioè, la so dentro di me, ma mentalmente non riesco a dare un output, quindi l'input e la sostanza c'è, ma non esce fuori come output in maniera chiara. Okay. Questa è stata, diciamo, l'incipit, una chiave di lettura che in realtà è come l'inizio, è come la pagina iniziale di un libro in cui si evince non il contenuto, ma si evince qual è la strada da poter percorrere. Ovviamente non è la panacea, non è una, però è una pillola che serve per capire alcune cose, una chiave, certo, di lettura, non è, diciamo, non è tutto il mio percorso, però è già una delle tante note della mia musica, questo sì. Bene, grazie. Allora, vi dico una cosa al volo, poi chiudiamo. Per chi volesse seguire gli articoli, perché io scrivo chiaramente degli articoli e dei materiali sulla cartomanzia, secondo una visione che ho, diciamo, mutuata dalla mia esperienza, può seguirmi sul mio sito, che è jimmyfascina.it, quindi il mio nome e cognome, che è quello che trovate su volantino.it. E invece per queste due persone magari ci sentiamo un attimo finita la relazione. Grazie a tutti e buon proseguimento.